Una bella realtà quella di Casa Serena Sondrio. Sono mesi questi dove l'emergenza sanitaria sta stravolgendo le nostre vite, a maggior ragione all'interno delle case di riposo, dei centri di accoglienza, degli spazi riservati alla terza età. Tutto sembra diventare più difficile, più complicato. Resta però la voglia di reagire, di spendere bene il proprio tempo, perché la terza età non sia sinonimo di abbandono. Io sono Enza Blundo e sono la coordinatrice di Casa Serena. È una comunità a casa, è una comunità di nuova normativa, diciamo, perché siamo stati normati a gennaio del 2018. Noi siamo un'unità d'offerta residenziale e di tipo sociale, nel senso che accogliamo tutti gli anziani di età uguale o superiore ai 65 anni d'età e che abbiano bisogno di essere assistiti e di essere anche spronati ed aiutati nel mantenere le proprie capacità. L'emergenza sanitaria ha portato a giorni difficili per tutti, per gli anziani in modo particolare. Noi abbiamo chiuso l'accesso ai familiari dal 24 di febbraio e da subito abbiamo utilizzato i dispositivi di protezione individuale, quindi guanti, mascherine per tutti gli operatori. Abbiamo misurato i parametri a tutti gli ospiti, rilevando la temperatura corporea e la saturazione, e anche gli operatori stessi, arrivando la mattina al lavoro o durante il turno, hanno misurato la loro temperatura, quindi ci siamo monitorati un po' tutti. A Casa Serena si vede l'impegno di non lasciare soli gli ospiti, di non trattarli come numeri o peggio un peso da scaricare. Ammirevole il lavoro di Ortensia e di tutti gli operatori che lavorano nella struttura sondriese. L'animatrice Ortensia, che si occupa anche dei rapporti con i parenti, con Arrigo Matiussi ha formato un gruppo musicale che si chiama Ortensia e le sue ragazze. Attualmente gli ospiti sono 11, provengono da tutta la provincia di Sondrio. Ringraziamo anche per il gentile omaggio Dizionario Tiranese dell'autrice Maria Grazia Fiori che ci è stato donato dalla sorella. È un arricchimento continuo. Tutti i giorni ti danno dei nuovi input per cercare di fare sempre delle cose nuove. Noi abbiamo adottato un motto e diciamo sempre noi gli operatori: non si è mai troppo vecchi per fissare un obiettivo e sognare un nuovo sogno. Ed è quello che stiamo cercando di trasmettere a loro. Tac, 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 tac